Buonasera ragazzi, allora prima di parlare un attimo del Milan che insomma sta facendo un mercato, un signor mercato, vi do una notizia anche se devo dire che la data Milo Bruschi, se non sbaglio che si chiama così, è uno youtuber che comunque sono iscritto da poco e ha avuto lo zio di Bernardeschi in live poco fa e lo zio di Bernardeschi alla domanda mia che gli ho fatto. Se secondo lui è fatta per Bernardeschi alla Juventus, lui ha detto che prossima settimana molto probabilmente ci saranno le firme ufficiali, quindi io sto a quello che dice lo zio, quindi io mi fido ciecamente e quindi se non è così non prendetela com'è. Comunque, niente, sono questo, vabbè, poi quando ci sarà l'ufficialità di Bernardeschi dirò la mia. Va bene, perfetto. Oggi ci sono stati anche incontri per Douglas Costa, per De Sciglio, per Aurier, ieri per Danilo, insomma ci sono stati vari incontri. Da quello che so, nemmeno Aurier è comunitario e quindi sarebbe un bel casino perché per Douglas Costa, se no sarebbe... vabbè. Dai, diciamo che mi fido della società, spero che mi portano a casa sto Douglas Costa. Molti dicono non è un fenomeno, non è questo, non è l'altro, però se poi hai lì davanti un Mandzukic, un Dybala, un Higuain, uno Schick, un Douglas Costa, un Bernardeschi, cazzo, capisci che le cose cambiano rispetto a che se hai al posto di Mandzukic, si fa male Mandzukic, non è Douglas Costa ma è Bernardeschi. Comunque lo zio di Bernardeschi ha detto che secondo lui Bernardeschi prenderà il posto di Cuadrado, cioè non che Cuadrado parta, però Cuadrado partirà come riserva e Bernardeschi molto probabilmente titolare. E ha detto una sua opinione che è condivisibile secondo me, che Bernardeschi è molto bravo sull'allungo diciamo, ma anche sullo stretto. Dybala è molto bravo invece soprattutto sugli spazi, quindi giocando vicini potrebbero diciamo completarsi, anche se sono tutti e due mancini, che secondo me è un limite quando c'hai due mancini in rosa perché diciamo sono bravi solo col sinistro. Comunque, a parte questo, parliamo un attimo del Milan. Il Milan ha ufficializzato Conti oggi, molti stanno esaltando il Milan giustamente perché sta facendo un signor mercato, bisogna dirlo. Adesso non so gli obiettivi del Milan, però comunque sicuramente la zona Champions è alla portata quest'anno qui, anche perché vedendo per ora il Napoli non ha fatto grandi acquisti, la Roma si è indebolita un po', quindi io penso che che Conti sia buono, anche se devo dire una cosa, Conti, l'ho visto anche all'Europeo dell'Under 21, è molto bravo negli inserimenti in zona offensiva, ma in zona difensiva lascia parecchio a desiderare, quindi io lo vedrei meglio come fascia di centrocampo che come terzino. Per quanto riguarda gli altri acquisti che ha fatto il Milan, adesso non mi ricordo, però ne ha fatti un paio, due, tre ottimi davvero. Poi se Kalinic ha detto che vuole il Milan, anche quello sarebbe un grande acquisto. Insomma, il Milan secondo me molti dicono lotterà, sembra la prima Juve di Conte, secondo me no, perché la prima di Juve di Conte comunque aveva Barzagli, Pirlo, Buffon, non so, anche lo stesso Chiellini, Marchisio, comunque giocatori che avevano già vinto almeno lo scudetto. Il Milan non mi sembra abbia giocatori, poi questo non significa che il Milan non vinca. Però, siccome l'Europa League è un peso comunque, arriverà al punto che dovrà scegliere Europa League o campionato. Ha, secondo me, la possibilità di darci fastidio, se avesse solo una competizione però, perché non ha la rosa lunga. Ecco, quello che intendo è che i titolari sono validi, con i nuovi innesti. La difesa, secondo me, dovrebbero migliorare, però, la rosa, cioè le sostituzioni non sono valide. La Juve ad esempio le ha valide in Italia, non le ha valide in Europa e per questo adesso stanno migliorando la panchina. Quindi io sono dell'idea che vedremo, ecco, vedremo. Il Milan sicuramente è la squadra che si sta muovendo di più e bisogna stare attenti, tutto qua, bisogna stare attenti. Non sottovalutare nessuno, nemmeno la Roma che ha venduto due giocatori importanti come Salah e Rudiger.
non bisogna sottovalutare il Napoli, che comunque il calciomercato è appena iniziato. Di certo, ad esempio, dalla Juve, come ho già detto, mi aspetto che prima della partenza per il Messico, che avverrà il 15 luglio, ci siano i tre rinforzi che chiedo, cioè che chiedo, che spero che arrivino, insomma, che sono un terzino destro, un esterno trequartista, quindi oltre a Bernardeschi un altro come Douglas Costa, cioè con esperienza europea, e un centrocampista come Matuidi, che non è uno che ti fa la differenza, secondo me, ma è uno che con le caratteristiche che ha ci serve e ci è mancato, ad esempio, in Champions League, in finale, ad esempio, secondo me. Poi ognuno può pensarla come vuole. Poi, durante il calciomercato, puntellare un po' le riserve di centrocampo, non so, vendere Sturaro, Lemina, prendere qualcun altro più valido, insomma. Ha il suo bel da fare e spero che non ci sia comunque una rivoluzione come ogni cazzo di anno, perché se no non riesci a dare il meglio di te in Europa, perché poi alla fine vedi le squadre che vincono la Champions League sono squadre formate almeno in 5 anni, in questi 5-10 anni hanno ritoccato uno o due tasselli, non ogni volta mezza squadra. Tu vai a toccare il terzino destro perché è andato via Alves, il centrocampista perché ci serve uno come Matuidi e un esterno sulla tre quarti, sono già tre pezzi. Però tre pezzi è già, diciamo, va bene, ecco, va bene. Poi se inizi a toccare 4-5 pezzi inizia anche a essere un po' troppo, secondo me. Detto questo, ragazzi, questo è il mio pensiero anche sul Milan, che secondo me sta facendo una buona squadra. Non bisogna sopravvalutarla e nemmeno sottovalutarla. Bisogna vedere il campo, perché poi bisognerà vedere Montella se è in grado. Ad esempio, anche lo zio di Bernardeschi ha detto che Bernardeschi è milanista, però il Milan non ci andrebbe mai fino a che c'è, fino a che, insomma, ci sarà Montella. Questo tanto per dirvi che probabilmente i rapporti con Montella non sono buoni. E questo vi auguro buonanotte e sempre fino alla fine, forse, Juventus, ci vediamo al prossimo video.